Ciao a tutte, come promesso nel video estrazione di ieri, oggi ci sarà il giveaway e come premio ci sarà la Glossy Box di gennaio, tutta in scatolata pronta, nuova per voi. E quindi faccio vedere un po' i prodotti più nel dettaglio. Questa è la scatola che troverete all'interno, tutta rosa femminile, e i prodotti sono questi. Allora, ci sono tre prodotti che io non ho provato perché sono prodotti per capelli e non sono prodotti naturali. Voi sapete ormai che ho una dermatite e utilizzo solo prodotti naturali. E, allora, sono tutti e tre di questa marca che si chiama Everline e c'è questo shampoo all'olio di tamanue e latte di bambù. Questo qua. Poi, sempre appunto di questa linea c'è anche questa lozione che dovrebbe rendere i capelli più morbidi, luminosi da utilizzare dopo averli asciugati o in spiaggia. Ok. E sempre appunto della Everline, la linea penso sia Beauty Therapy, c'è questa maschera nutriente, anche questa con olio di tamanù e latte di bambù. Però non so dirvi altro perché appunto non li posso provare, non li ho provati. E poi ci sono questi due smalti della Laila, questi due, Laila, l'ho urlato, e sono tutti e due degli smalti molto molto chiari. Allora io sulle unghie ho questo che penso sia il numero 98 e vedete che in realtà rimane molto 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 chiaro, molto trasparente. Considerate che io qui ho fatto due passate, quindi è veramente chiarissimo, non è come nella confezione, diciamo. E poi c'è questo rosa, e questo è il 167, è un rosa con dei riflessini lilla viola, però anche questo rimane molto trasparente, molto chiaro. Un po', insomma, mi hanno un po' deluso, non mi ha fatto impazzire. E la cosa che invece mi è piaciuta di questa Glossy Box è questo rossetto della Kryolan, questo, che è un bellissimo rosa. Bellissimo rosa, rimane opaco ed è molto molto pigmentato e facile da stendere, è scorrevole, rimane morbido, un bellissimo bellissimo rosa. Questo infatti mi è piaciuto tantissimo. Penso che però non in tutte le Glossy Box ci sia questo colore, in altre magari c'è quello rosso, mi pare di aver capito. E questa appunto è la Glossy Box di gennaio, poi magari sono curiosa di sapere cosa ne pensa la vincitrice, perché comunque sono sempre opinioni, pareri personali. Quello che non piace a me magari può piacere ad altri, o quello che piace a me può non piacere ad altri. Però personalmente la cosa che mi è piaciuta è questo rossetto della Kryolan. E poi loro mi hanno inviato anche la Glossy Box per uomini, che secondo me è meglio, devo dire, di quella destinata alle ragazze, perché ci sono dei prodotti più interessanti, delle marche un po' più importanti, no? C'è questa schiuma da barba della Eucerin, per esempio. C'è questo gel doccia rigenerante dei coloniali. Poi, non so perché, ma c'è anche, cioè non so perché, perché almeno il mio fidanzato non si prende cura delle proprie unghie. Comunque c'è questo olio nutriente per cuticole della Mavala. Questo è interessante, l'ho provato io su di me perché c'è tipo dentro l'olio di oliva, l'olio di mandorle, la vitamina E, è buono. Non mi trovo tanto bene con l'applicatore perché è fatto a penna a stilo, però l'olio di per sé è buono. E poi c'è questo della Bioetic Uomo gel detergente peli sensibili e questo shampoo e condizionatore 2 in 1. Per uomini appunto e per tutti i tipi di capelli, la cosa interessante è che è privo di solfati. E niente, questi sono appunto i prodotti. Voi ovviamente riceverete in regalo la Glossy Box per donne, quindi quella femminile e quella rosa. E per partecipare, come in ogni altro giveaway, dovrete essere iscritte al mio canale, avete il link qui sopra. Avete tempo fino al oggi è il 1º febbraio.
e fino al 5 febbraio, 5 giorni, quindi domenica sera, non, anche questa volta non lascio un orario ben preciso per non rischiare dopo di dimenticarmi di chiudere il giveaway. Comunque fino a domenica sera avete tempo. E tutti i commenti che troverò sotto questo video, sto parlando velocemente, mi sto incartando, tutti i commenti che troverò sotto questo video parteciperanno all'estrazione finale. E niente, io auguro a tutte voi buona fortuna e ci vediamo la prossima volta. Ciao! Ha una consistenza piuttosto particolare questo shampoo perché sembra tipo gelatina. Rende i capelli super super morbidi, super luminosi e rimane comunque delicato. Però, pur essendo delicato, li pulisce molto bene, molto in profondità.